Non si placano le polemiche sui social network riguardo il caso di Stefano, il padre aretino a cui sono stati tolti i figli. Nel nostro servizio visualizzato da circa 100.000 persone, il padre contestava soprattutto la modalità con cui era stata eseguita l'ordinanza del Tribunale dei Minori. Uno dei due ragazzi era stato infatti prelevato a scuola dopo l'esame di terza media. In molti si sono chiesti se questa modalità scelta in casi estremi e comunque assolutamente legittima non abbia creato un trauma psicologico nel ragazzo, ancor più che le motivazioni che hanno determinato l'allontanamento dal padre. Il collocamento innanzitutto dei minori in comunità è un provvedimento residuale, perché la legge tutela il diritto di ogni minore a vivere nel contesto familiare. Dal punto di vista economico sicuramente l'economia, la povertà, l'indigenza economica non sono assolutamente un motivo di inserimento in comunità di un minore. Laddove invece questo non sia possibile, per motivi che ribadisco non sono quelli economici, allora ci può essere un provvedimento da parte del Tribunale dei Minori che ne dispone il collocamento temporaneo in idonea struttura. L'inserimento in comunità in genere va concordato con tutte le parti in causa. Ci possono essere dei casi però per cui la collaborazione dei genitori non è possibile o comunque non è funzionale in quel momento, e allora può essere disposto un collocamento veramente coatto in comunità. In quel caso, e ribadisco, è un caso residuale, generalmente i genitori non vengono interpellati, non viene concordato e generalmente non viene concordato neanche col minore. Generalmente, se il ragazzo va a scuola, vengono coinvolti però gli istituti scolastici. L'intervento addirittura delle forze dell'ordine, laddove un minore possa essere collocato in comunità, è ulteriormente residuale alla probabilità di prima. Quelle linee sono che ovviamente gli operatori debbano essere in borghese, non debba essere traumatico. Il concetto però da parte del tribunale o di chi appunto esegue questo provvedimento è che l'eventualità di andare a prelevare un ragazzo nel proprio contesto abitativo, ad esempio, possa generare più trauma che andarlo a prendere magari a scuola con le stesse forze dell'ordine. C'è l'aspetto traumatico, però davvero prevale su questo l'aspetto di tutela. I nostri ragazzi io credo che abbiano bisogno, nonostante che poi si ribellino all'idea di uscire di casa, ma abbiano e chiedano fortemente di essere tutelati, quindi in qualche modo si ribelleranno a questo provvedimento, però poi spesso riescono anche a tirare un sospiro di sollievo e a ritornare nella propria dimensione di ragazzi.